Adesso poi lo tagli. No, lo lascio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo Back to School. Allora, come vi avevo detto, ci sarebbe stata una seconda parte, perché a parte alcune cose che ho dovuto comprare ai bambini sempre per la scuola, tipo per esempio gli ombrelli, oppure altre cose che non erano proprio specificatamente per la scuola richieste dai professori, ma che gli servivano. Ho poi anche acquistato le cose che sono arrivate con le liste dei primi giorni di scuola. E quindi, come vi avevo detto, ve le faccio vedere. Allora, la prima cosa, così almeno la levo, che sono ingombranti. Chiediamo all'assistente Giada se si vede. Sì. Ok. E sono queste due cartelline, una è così blu con il manico blu e i gancetti per chiuderla, e invece l'altra ce li ha neri, sono per Giorgia che ricordo frequenta il primo anno di liceo artistico. E in realtà potevano anche andare bene, forse di una misura in meno, solo che non c'erano. E quindi ho da invitare che poi magari a metà anno dobbiamo andare a comprare una più grossa. Abbiamo deciso di acquistarne direttamente una così, e all'incirca erano sui 10 euro, no? Costavano più o meno queste cartelline. Le abbiamo prese dal negozio dei cinesi. E appunto queste qui sono quelle per Giorgia, questa qui è quella nera. Le facciamo passare lì, così almeno. Giorgia, non mi fa segni con la testa perché guarda che non ti vedo. Quindi parla. Poi, sempre per Giorgia, però questa volta in cartolibreria, perché nell'altro negozio dove siamo stati non le trovate, abbiamo preso questi cartoncini. Giara, si vedono? Sì. Uno è nero, uno è viola, che ha richiesto il professore per piegarli poi e metterci in mezzo i disegni per portarli a casa, giusto? Ok. E i colori che ama tantissimo Giorgia sono il nero e il viola, e quindi glielo ho presi di questo colore qui. Poi sempre per lei un astuccio, ma non ne avevamo presi due? Ah no, perché uno ce l'hai già. Un altro astuccio per dividere, siccome ha due materie che hanno la cartellina, ognuno avrà il suo astuccio con il suo materiale, le sue matite. Se poi servirà un altro sacchetto lo prenderemo, in modo che non deve stare a spostare da una cartellina all'altra, piuttosto che da un astuccio all'altro. Almeno li ha già lì dentro e deve solamente portarli, cioè prendere la cartellina e andare. Ve la faccio vedere da più vicino. Si vede Gianna? Sì. L'ha scelto fatto così, e ovviamente sempre sul nero perché è il colore di Giorgia. Poi le ho preso queste forbici che le servivano, e ho cercato delle forbici un pochettino più da ragazzina grande, ecco, non più da bambina. Allora ho trovato queste in cartolibreria. Poi abbiamo preso un compasso nuovo, perché gli serviva fatto così, il professore l'aveva proprio richiesto, Gabriele ce l'ha uguale, però appunto è suo, e siccome servirà anche a lui quest'anno per tecnica, allora Giorgia ne ho preso uno nuovo, così almeno è a posto. Okay. Poi gli hanno richiesto dei taglierini, in realtà uno. Però c'era la confezione così da due, non sono del suo colore, sono proprio di altri colori che non è che le garbano tantissimo, però li ha scelti comunque, lei ha detto che andavano bene, quindi abbiamo preso questi qui.
poi delle squadre. Questa qui fatta così e questa. Queste due squadre qui. Poi delle gomme ovali e la gomma pane. Ne l'hanno proprio richiesta, per fortuna l'abbiamo trovata. Ah, questa qui è la gomma pane, è ideale per i chiaroscuri. C'è scritto. E io ho tantissimo tempo che non vado a scuola. Mi ricordo che l'avevano chiesta anche noi, la usavamo, però è passato un sacco di tempo. E poi abbiamo preso anche queste qui ovali, perché le hanno richiesta una gomma bianca. Poi ci sono anche quelle là che ho preso io. Ho detto per sicurezza ne prendiamo una così e poi porti una di quell'altre, così almeno se gli va bene ne hai una in più, se invece non gli andasse bene una hai l'altra e almeno siamo sicuri perché. Poi della carta lucida, questa qui l'abbiamo presa in cartolibreria perché io non l'avevo trovata nel negozio dei cinesi e quindi l'abbiamo presa in cartolibreria. Poi, a Giorgia piacciono, ve l'ho detto che a Giorgia piace il nero, e allora preferisce le penne nere e quindi gli ho preso una fornitura per 20 anni di penne nere. Non so come mai quando ho detto delle Bic non mi ha detto che lei le preferiva nere, però comunque abbiamo trovato queste penne qui, sempre dal negozio dei cinesi, sono penne a sfera. E sono fatte in due modi diversi, ma sostanzialmente sono uguali. Solamente una ne ha 6, l'altra ne ha 5. E basta. Poi i cartoncini colorati che avevo già preso, se vi ricordate, per Giada. Quando siamo andati dai cinesi mi sono dimenticata, cioè mi è proprio passato di mente, e quindi li ho presi poi in cartolibreria. E c'era questo album qui con tutti questi cartoncini molto molto carino, sono cartoncini colorati. Poi le hanno richiesto la riga che non so se sta tutta nell'inquadratura. No, mamma, ecco, tienila dritta così che si vede. Ok, la riga da 80 centimetri che spero stia in obliquo dentro la cartellina. Se no siamo rovinati, è l'unica cosa che dovrà spostare da una cartellina all'altra perché gliel'hanno chiesta tutte e due, però cioè, mi sembra assurdo comprare due righe da 80 centimetri. Poi se proprio vediamo che è scomodo spostarla e tutto, allora ne prenderemo un'altra. Per adesso una riga da 80 centimetri. Poi delle matite, Un bel po'. non mi ricordo, facciamo gli album perché non mi ricordo chi l'hanno chiesti. Allora, noi abbiamo trovato solo questi che speriamo che vadano bene. Questi qui sono F4 lisci, però sono riquadrati. Giorgia diceva al massimo se non li vogliono riquadrati, li giro dall'altra parte che il foglio è completamente libero. Altrimenti li tengo, cioè, altrimenti li uso riquadrati. E ne abbiamo presi due perché sia un professore che l'altro gliel'hanno richiesti. È vero che nella richiesta c'è scritto 10, però qui ce ne sono 20, poi gli altri 10 dove me li metto? E allora gli ho fatti che prendere due e poi se ne avanza li userà di nuovo l'anno prossimo, non importa, tanto. E poi ne hanno richiesto un album sempre di questo formato qui, che è 33x48, giusto? Sì, c'è scritto qui da qualche parte, qua in alto. E questi qua però sono ruvidi. Non so se sono riquadrati, ma non credo perché non c'è scritto. E quindi vediamo quali gli andranno bene e cosa le diranno. Poi, per quanto riguarda le matite, vi faccio vedere queste che sono sicura che sono le sue. Allora, le hanno richiesto
tre matite colorate per colorare poi i disegni, e mi hanno detto di scegliere dei colori accesi e non dei colori smorti, giusto? Tipo come il rosso. E poi in realtà poi ho preso queste matite, queste qui confezionate, le abbiamo prese al negozio di cinesi e sono B e 4B. Invece la 3B e la 2B le abbiamo dovute prendere in cartolibreria perché nel negozio dei cinesi non le ho trovate. E, ne andrò poi magari a prendere altre due di scorta perché comunque una sola mi sembra un po' poco. Poi le hanno chiesto un pennarello indelebile e lei ha preso questi qui, la confezione da 3. La teniamo poi in alto perché questi qua sono pericolosi, soprattutto adesso con queste scrivanie bianche. Quindi ne terrà uno che le servirà per scuola e gli altri due li teniamo da parte, lontano da mani di bambine scrittrici sui muri, in modo da evitare geroglifici in giro per casa. Quindi questo qua anche sappiamo che è di Giorgia. Poi le hanno richiesto i pastelli, una confezione di matite. E quindi, come vi ho detto anche nell'altro video, ho preso di nuovo il Giotto Stil Novo, eravamo dei cinesi, li ho presi lì, perché ci troviamo benissimo, scrivono benissimo, funzionano benissimo, colorano benissimo e quindi Giotto tutta la vita. Poi le hanno richiesto le matite portamine con le mine, no? E quindi abbiamo preso queste qui, le hanno richiesta da 2 mm e da 7, da 2 mm e da 0,7 o 0,2, no, giusto, era da 0,7 e da 2 mm. E abbiamo preso questa appunto la matita con le mine. E insieme anche le serviva il temperino per le mine, che era già dotato di mine per il compasso e le terremo perché tanto le mine per il compasso servono sempre, anche perché lei presumo che lo userà moltissimo e quindi le serviranno. E qua c'è anche il temperino, questo qui l'ha trovato Nicole perché era con noi quando siamo andati a fare gli acquisti. E io sinceramente ho tanti anni e non avevo mai visto questo temperino. È minuscolo. Boh. Poi ha preso ancora queste penne. In realtà non le voleva, aveva trovate solo queste, poi abbiamo trovato altre, abbiamo preso le altre, però le ho fatto tenere anche queste, poi sono un po' piccoline, però infatti gli ho detto, ma poi cosa scrivi? Qui scrivi 2 volte e finito di scrivere. Però sono carine anche qui, infatti sono penne a sfera mini, si vanno bene in borsetta queste qui, ma io poi le perdo anche se le metto in borsetta. Quindi. Poi le hanno chiesto un tratto penna punta fina, e rosso, blu e nero, e quindi abbiamo preso questi qui sempre dal negozio dei cinesi e niente, speriamo che Che sono funzionano al bene. contrario. No, è così. Non so perché l'hanno messi un po' in un verso, un po' in un altro nella scritta. Boh. Comunque questi qua sono per Giorgia. Poi le avevano chiesto un com'è che si chiamava Giorgia? Porta? Ah, porta listini con 50 buste. Ovviamente Giorgia ha scelto nero. E niente, quindi abbiamo preso questo qui, anche questo qui dal negozio dei cinesi. L'abbiamo pagato, mi siamo intorno ai 5 euro. Per Gabriele invece abbiamo preso matite, aspettate, B e 6B e poi matite H e 4H. Mi sono accorta adesso che mi sono scordata le matite 2H e quindi gliele andrò a prendere. E anche a lui hanno chiesto la gomma pane e quindi andrò a prenderla poi anche a lui. Qualche cosa mi è sfuggito, però intanto queste matite anche a lui, confezione da 4,
Coda 3 comunque terrà nell'astuccio solamente quella che le serve e poi le altre invece le terrà da parte per quando le serviranno, gli serviranno di nuovo. Poi in più ho preso una confezione di matite B, che ho sbagliato, una gomma bianca che hanno chiesto anche a lui, ho preso questa qui ovale, Uguale. gigante. Che è fatta come quelle che ho preso a Giorgio, solo che là ce ne sono due più piccole e qua ce n'è una più grossa. Poi un temperino con il serbatoio aggiuntivo da tenere nella cartellina che dobbiamo ancora prendere perché le avevano finite, sia di disegno che di tecnica, in modo che ce l'ha sempre dietro, se non trova uno ce l'ha altro, ecco, almeno. Poi una riga da 50. Anche a lui gliel'hanno chiesto, l'abbiamo presa, e anche a Manuele Giorgio, mi ricordo, gliel'avevamo presa per tecnica, serve tantissimo. Poi un album da disegno F2 con fogli lisci, e hanno proprio chiesto questo, quindi non riquadrati perché servono sempre per tecnica, per imparare a squadrare i fogli. Due astucci nuovi, non troppo grandi, perché serviranno da mettere nelle cartelline, una di disegno, una di artistica e una di tecnologia, con appunto l'attrezzatura che gli serve, quindi temperino, matite, gomma, così almeno sempre tutto nella cartellina, come vi dicevo per Giorgia, così almeno deve solo prendere la cartellina e andare, senza stare a spostare, a fare, a brigare, almeno ha già tutto pronto. E comunque questi astucci sono molto molto carini, mi piacciono un sacco. E poi per finire, per Gabriele, per questa roba qui, abbiamo preso anche a lui le squadre, proprio come quelle di Giorgia. Ma la roba in realtà non è finita qui, perché adesso vi farò vedere quella che nei giorni passati, quindi prima ancora che cominciasse la scuola, abbiamo comprato. Ci sono scarpe, ci sono ombrelli, colla, scotch, quindi tantissime altre cose. Quindi adesso vi lascio il video e noi ci vediamo, cioè vi lascio le clip e noi ci vediamo dopo. E per Gabriele ho preso un raccoglitore verde, perché come vi dicevo è il suo colore preferito, un quaderno, una spirale a quadretti, quindi buchi, poi un goniometro, un ombrellino, anche questo l'ho voluto verde, dei evidenziatori, una colla stick, ho voluto questa grande così almeno per un po' ne ha, un gel per le mani così almeno ce l'ha sempre dietro, una cintura perché gli mancava per i jeans e quindi visto che c'eravamo gliel'ho presa, dei separatori in cartoncino, una cartellina verde, poi pastelli della Giotto e i pennarelli, sempre quelli i soliti che prendo, ho preso anche per le bambine, cioè per Sabrina, e poi le scarpe, gli servivano delle scarpe, ha scelto questo modello, fatte così, da davanti sono così, sono molto carine, a lui piacciono. E le userà per ginnastica. E queste qui sono tutte le cose che al momento ho preso per Gabriele, ma sicuramente ne serviranno delle altre. Allora, invece per Giada abbiamo preso questo astuccio delle principesse con castelli, vestiti, eccetera. Poi i pennarelli Turbo Maxi, quelli grossi, perché l'hanno richiesti da scuola, e una cartellina fucsia. Poi
Poi invece per tutti abbiamo preso, puoi spingerlo un po' più in giù? Ecco. Grazie. Abbiamo preso questo set di questo album da disegno di fogli colorati. Queste etichette per scrivere i nomi sulle cose. Sabrina, ho preso due cartelline, una arancione e una gialla. E infine, per adesso, per Manuel e Giorgia ho preso questi due quaderni, sempre a spirale, con i fogli a quadretti e i buchi. I fogli si strappano, li possono mettere dentro al raccoglitore, così riescono a scrivere meglio, rimane secondo me tutto più ordinato. E perché qua riesci invece di fare, apri il raccoglitore, tira fuori il foglio, chiudi il raccoglitore, mettilo da parte e poi riapri il raccoglitore, mettici dentro il foglio, prendine un altro. Qui se devono scrivere tanto possono andare avanti, poi quando hanno finito inseriscono tutto dentro. Parere mio, ovviamente. Allora, per Manuel e Giorgia ho preso queste confezioni di evidenziatori, le ho prese uguali e le abbiamo presi al Bennett. Invece questo ombrello è per Giorgia ed è come quello che ho preso per Gabriele, era preso all'Eurospin. Li metteranno nello zaino così nel caso piovesse, ecco, ci sono comodi perché si rimpiccioliscono, non tengono troppo posto e lo possono tenere nello zaino. Da Teddy ho preso questi due quaderni blocchi a spirale con i fogli a righe, sempre per Gabriele, un altro raccoglitore verde, che però è un verde diverso dall'altro, e poi questa confezione di separatori, che ce ne sono veramente tantissimi. Al Conad per le bambine ho trovato degli ombrellini, non sono piccoli che possono mettere nello zaino, però sono molto molto carini. Sabrina l'ha scelto trasparente con dei pezzi arancioni, giada viola di Frozen, e come vedete sono trasparenti e c'è il disegno sopra. Sempre per Sabrina e Giada ho preso due album da disegno, F2 ruvidi, semplici, che li hanno richiesti a scuola. Per Gabriele, come astuccio per mettere le matite colorate, ho trovato questo, che praticamente è una stuoietta con tutti gli agganci. E poi per Sabrina, sempre nel negozio dei cinesi, ho comprato delle scarpe nuove. Le ho preso un numero 35 e sono veramente molto semplici, ma molto molto carine. Sotto hanno anche un pochino, non proprio di zeppa, però comunque la rendono un po' più alta. E poi, sempre per Giorgia, hanno richiesto questi fogli da disegno gigantissimi e queste matite colorate che sono acquarellabili, e quindi i giotto alla fine non vanno bene. Allora, come avete visto, di roba tra quella che hanno chiesto a scuola e quella che dovevamo ancora comprare no noi dopo il primo back to school. Ce n'è veramente tantissima, però i bambini comunque sono 5 che vanno a scuola. Vi ricordo che sono elementari, medie e superiori, artistico e scienze umane, che devo dire in realtà scienze umane è quello che dà meno da comprare, nel senso che a parte i libri poi servono solamente i quaderni. L'artistico ovviamente è incentrato su
altre cose e quindi ovviamente chiedono album da disegno, matite, penne, pennarelli, pastelli, carte e quindi va bene così. Lo sapevamo già nei momenti in cui Giorgia ci ha comunicato che voleva iscriversi al liceo artistico, sapevamo già che comunque ci sarebbe stato un sacco da comprare. E anche per Gabriele, perché essendo il primo anno comunque di medie, ha iniziato a fare materie nuove e quindi serviva del nuovo materiale. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina qui sotto per non perdere nessun video che caricheremo nei prossimi giorni. E io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!